Bene, bentrovati di nuovo in diretta qui da Forum PA. Io sono sempre Marco Lorusso, qui dalla pancia della nuvola di Roma, qui all'interno di queste giornate così piene, così intense di contenuti, di incontri, di persone, di storie, all'interno di questo evento così atteso. Ultimo giorno, veramente intensissimo, stiamo ascoltando le voci di tutti i protagonisti di questo evento, anche di, diciamo, speaker esclusivi di questa Web TV. Abbiamo incontrato aziende importanti che parteciperanno ai contest del pomeriggio, abbiamo incontrato giornalisti come Federica Meta, prima che abbiamo parlato di turismo. Adesso abbiamo qui Marta Leonori, che ringrazio, insomma, per aver accettato il nostro invito, che è commissario straordinario di Forum SPA. Diciamo un'intervista, un momento di incontro a cui tenevo particolarmente perché appunto uno dei temi inevitabilmente portanti di questo evento è stata la riforma Madia, no? In qualche maniera le novità che porta, è stata lei stessa presente al convegno di apertura, quindi però ovviamente come spesso capita, al di là giustamente della filosofia, della legge, della riforma, è interessante capire poi concretamente come si va a declinare, come trasforma la funzione pubblica e come viene portata sul territorio, no? Quindi è da qui che un po' ti volevo provocare per raccontare un pochino brevemente quali sono le attività che come Forum SPA state sviluppando, state facendo per rendere, diciamo, per scaricare a terra, come si dice, la potenza di questa riforma. Sì, come ha detto la ministra nella sua intervista di apertura del forum, le riforme non hanno un prima e un dopo, non diventano effettive e presenti sul territorio nel momento in cui si approva un decreto. Per questo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ci ha affidato una serie di progetti proprio per rendere effettive le misure previste dalla riforma e anche accompagnarle nei territori. In particolare noi ci occupiamo, attraverso dei finanziamenti dei progetti del PON Governance, di tutta la parte che riguarda la semplificazione. Che cosa si intende? La riforma ha rivisto la conferenza dei servizi, ha innovato anche tutta quanta la modulistica commerciale ed edilizia e i comuni dovranno adottare i nuovi moduli entro il 30 giugno. Naturalmente questo richiede un'attività di formazione, di diffusione delle informazioni, di monitoraggio e anche degli incontri sui territori. Una delle peculiarità di Formez è quella di andare sui territori e capire quali sono le esigenze e di che cosa hanno bisogno, ma anche di mettere in rete le buone pratiche e le eccellenze. Quindi stiamo portando avanti appunto incontri, webinar. Lunedì ne abbiamo fatto uno dedicato alla conferenza dei servizi, forse non uno di quei temi proprio sexy, eppure Ci fuori dal 500 chiapo. persone si Ah, sono però. collegate in contemporanea per ascoltare un importante relatore e poi altre l'hanno Beh, vista insomma. successivamente perché rimane patrimonio Ce ne comune. saranno altri, poi anche lì Ce ne sono due. altri, martedì ne abbiamo uno con il consigliere Manzione, un Ecco, consigliere di martedì. Stato, che riguarda proprio la modulistica standardizzata, perché la novità è che da Bolzano a Palermo, se uno vuole aprire un'attività commerciale o fare un'attività edilizia, avrà lo stesso modulo che tra l'altro è semplificato e sono state tolte anche delle parti burocratiche che appesantivano da un punto di vista di tempo ma anche economico. Su questo appunto stiamo facendo anche dei materiali, un primo video di diffusione l'abbiamo proprio presentato qui in un incontro sulla semplificazione organizzato dalla Funzione Pubblica con un Certo. prodotto di diffusione Formez. Lavoreremo anche sull'attuazione della riforma, quindi anche partecipate, FOIA, tutta la parte che riguarda il testo unico del lavoro, con dei progetti fatti con delle amministrazioni pilota. L'obiettivo è di arrivare a 60 amministrazioni nell'arco di 3 anni tra regioni e comuni che verranno affiancate e che sperimenteranno delle soluzioni innovative sui diversi argomenti della riforma. Il lavoro che noi facciamo è proprio supportare le amministrazioni, metterle in rete e trovare le soluzioni e anche, e questo è un altro servizio che ci ha richiesto la Funzione Pubblica, monitorare che cosa avviene, perché soltanto con il monitoraggio e con le informazioni si riesce a capire se c'è bisogno di reindirizzare il tiro. Certo, grazie per il contributo anche qui, molto interessante, molto concreto. Ricordatevi appunto i webinar, le trasmissioni che vengono fatte molto, molto seguite e molto importanti. Marta, un altro tema molto importante e molto rilevante che ha avuto grande seguito della vostra presenza qui a Forum PA è appunto questo tema del numero unico, giusto? Quindi c'è stato questo convegno il 23, il primo giorno di Forum PA, veramente molto seguito, il filo diretto con i cittadini. Di che cosa si tratta?
se ci vuoi dire un po' com'è andata e che tipo di servizio si tratta, visto che c'è stata così forte attenzione da parte dei partecipanti. Sì, il 23 abbiamo presentato i primi mesi di lavoro del numero unico sul lavoro, un progetto di funzione pubblica e Ministero del Lavoro che vede messi insieme ANPAL, quindi l'Agenzia per il Lavoro, e Formez, che anche qui come supporto ma in prima linea ha messo in piedi un contact center che ha dato assistenza a migliaia di persone per avere informazioni sul funzionamento del portale ANPAL, ma anche per come fruire di alcuni degli strumenti delle politiche attive del lavoro. E abbiamo anche in questo caso non soltanto fornito un'assistenza tecnica con operatori formati e tra l'altro con buoni risultati, perché il gradimento è superiore al 90%, ma anche dato delle informazioni puntuali nei momenti in cui il Ministero ha messo in campo specifici strumenti. Questo ha permesso appunto di raggiungere migliaia di persone via telefono, via mail, e che sono state anche ricontattate laddove c'erano novità, e ci ha permesso anche di chiamare delle persone che avevano diritto ad uno degli strumenti delle politiche attive del lavoro ma non erano a conoscenza. Quindi anche un contatto diretto e anche proattivo. È stato molto apprezzato, e questa collaborazione con ANPAL devo dire che sta dando buoni esiti. Bene, bene, grazie mille. Avete ascoltato la storia e insomma le attività che svolge Marta De Onori, e commissario straordinario Formez PA, che ringrazio per aver accettato il nostro invito di questa grazie web in streaming per voi qui all'interno di Forum PA. Restate collegati, tra pochissimi minuti ritorniamo live con Stefano Chiccarelli, ethical hacker, esperto di sicurezza e CEO di Quantolip, che ci racconterà un po' tutto sul caso dei ransomware, di come stanno veramente mettendo in difficoltà la funzione pubblica. A tra poco.